Dottor Dutto, il fatto di dover sostituire in qualche modo, ne parlavamo prima con Enrico Letta, il gas russo con altre fonti energetiche, cioè insomma, trovandolo, andando col cappello in mano e cercandolo in giro per l'Europa e per il mondo, che impatto ha sugli investimenti? Allora, sicuramente, innanzitutto grazie ad Alice per l'invito oggi, volevo essere maleducato. Sicuramente ha un grosso impatto sugli investimenti, nel senso che ci sarà un grosso impulso negli investimenti infrastrutturali, perché chiaramente i gasdotti, i terminali LNG sono stati nel passato orientati come un sistema circolatorio sanguigno, posizionando il cuore, quindi la fonte degli approvvigionamenti ad est, quindi la sezione dei tubi e tutto il sistema di trasporto e distribuzione del gas è stato orientato ad avere delle fonti concentrate ad est. Quindi adesso diversificare le fonti significa adeguare le infrastrutture, perché voglio dire, la sezione dei tubi non si cambia dalla sera alla mattina. Ci servono quindi più investimenti? Assolutamente sì. Ottima notizia per Banca Intesa. Sì, poi bisogna farli, diciamo, con visibilità, visto che gli investimenti infrastrutturali si ripagano su 20-30 anni, bisogna avere anche la visibilità, la stabilità dei flussi di cassa su quell'orizzonte, perché comunque nel breve noi vedremo anche delle scelte controintuitive rispetto all'obiettivo della sostenibilità, ma dettate dall'emergenza, perché poi voglio dire, il lungo termine esiste solo se si supera il breve, no? Però quello che sta succedendo in Ucraina sicuramente accelererà la transizione, e il gas, che era visto come un combustibile di transizione, adesso perderà parte del suo ruolo. La guerra in Ucraina di fatto ha ucciso tutte le discussioni sull'idrogeno blu, quello che si pensava di produrre dal gas. Si andrà direttamente sull'idrogeno verde, e quindi anche lì ci sarà da subito un problema infrastrutturale, perché se con l'idrogeno blu si potevano usare le pipeline di gas, con l'idrogeno verde bisogna pensare di importare l'idrogeno. C'è un documento recente della Commissione europea, che è Repower EU, che per la prima volta si parla negli obiettivi di importare 10 milioni di tonnellate di idrogeno verde. Se uno fa un po' di conti e lo trasforma in solare equivalente, è un quadrato da 50 km di lato. Quindi in import, voglio dire, nord-est, secondo me la collocazione ideale è il Nord Africa, e l'Italia, rispetto anche a quello che diceva lei nel tavolo precedente, è idealmente posizionata per importare queste cose dal Nord Africa, perché è vero che ci sono la Spagna e la Grecia, ma la Grecia ha un consumo domestico perché non è collegata al resto dell'Europa, perché i Balcani non sono metanizzati. La Spagna ha tanti rigassificatori, però adesso è all'onore delle cronache perché ha fatto le scelte strategiche giuste, ma fino a 6 mesi fa erano soldi buttati, perché i rigassificatori spagnoli sono notoriamente da anni vuoti, perché nessuno ha mai costruito un tubo sufficientemente grande per interconnettere la Spagna con la Francia, e quello andrà costruito. La Spagna a sua volta è connessa con l'Africa, ma non essendo collegata con i francesi non può portare gas all'Europa in quantità. L'Italia invece ha i tubi, ha collegamenti storici che vanno su fino alla Germania, ed essendo Italia e Germania i due stati più impattati dalla crisi del gas, il nostro naturale alleato sono loro per trovare una soluzione. Però nel breve, ripeto, le scelte saranno molto controintuitive, perché voglio dire, dobbiamo trovare un rimpiazzo per 2/3 di 140 miliardi di metri cubi di gas, perché poi i conti si fanno a novembre quest'anno, no? E quindi se non riusciamo a riempire gli stoccaggi e bisogna trovare diversificazione per 90 miliardi di metri cubi, tenga presente che le esportazioni del Qatar sono 70 miliardi di metri cubi, quindi ce ne possono dare 5-10. E poi c'è un impatto poi sui costi, perché poi è vero che i combustibili costano di più, ma noi sostituiremo gas russo su contratti a lungo termine a 20 euro a megawatt con gas comprato LNG spot a 120 euro a megawatt. Quindi costa comunque di più, perché il gas è quello e lo dovremo andare a comprare all'asta, portandolo via a chi oggi lo compra, che tipicamente sono Cina e Giappone. Il Giappone come conseguenza di Fukushima, Cina per la crescita esuberante che ha anche infrastrutture, se adesso è un po' attenuata perché il ritorno, questa nuova ondata di Covid in Cina
ha rallentato molto la produzione. Insomma, per esempio, se ne stanno avvantaggiando alcune industrie nostre dell'acciaio che riescono a comprare l'acciaio dalla Cina a prezzi migliori di quelli che sono sul mercato.